Allora, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che insomma stiate bene, mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Allora, dobbiamo fare un po' un discorso un po' particolare perché è il giorno della gara col PSG, ok? Quindi noi tecnicamente affronteremo il PSG in Champions League ed è la nostra prima gara veramente importante della stagione. Nel senso che le altre sono state importanti perché insomma del campionato eccetera, però questa è una gara sicuramente più sentita perché comunque l'esordio per quanto riguarda la stagione relativa alla Champions League e oltre a tutto questo insomma è una gara che ci permette di misurarci con una squadra veramente forte. Perché il PSG, per quanto possa avere problemi, per quanto possa essere una squadra che sicuramente è molto strana, anche a livello di struttura, è una squadra che comunque ci permette di misurarci. Volevo fare un po' di considerazioni, che sicuramente andranno a toccare più punti. Prima di iniziare, come al solito ragazzi, volevo sempre invitarvi a iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche, tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi se vi va ragazzi, quindi tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, nuovi video sulla Juve e anche vari approfondimenti, quindi se vi va ragazzi, vai con i vari approfondimenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche e ovviamente mettete like al video, cosa importante, in descrizione trovi che cosa, ovviamente trovi che cosa, trovi al football, che è l'app numero uno, ragazzi, dedicata al calcio, e poi trovi, ed è gratis, e poi trovi anche, ovviamente, i miei social, quindi vieni a seguire su Instagram. Allora, ci presentiamo alla partita con il PSG un po' in difficoltà, su tutti i punti di vista, perché nel momento in cui sto girando io non so quanti assenti noi avremo, nel senso che togli i soliti, che ormai sono chiari, però non so se ci sarà Di Maria, perché ha avuto piccolo problema e deve recuperare. Non so se ci sarà ad esempio Rabiot, che è un giocatore che negli ultimi tempi, per quanto possa essere criticato, sta giocando sicuramente meglio di tanti altri. Quindi abbiamo un numero di assenti sicuramente importanti, ci accingiamo ad affrontare questa squadra senza 6-7 titolari se mancano tutti, e quindi è una squadra che va affrontata con grande riflessione. Innanzitutto credo che sia doveroso fare una precisazione molto chiara. Allegri quando dice la partita col PSG non è importante sbaglia, o meglio, non è che ha detto che non è importante, però ha detto per la qualificazione è più importante giocare quella col Benfica, perché loro sono la terza squadra, quindi potrebbero insidiare noi che siamo le prime due nella qualificazione. Però lui ha sbagliato a livello comunicativo a dire questa cosa, perché hai fatto percepire alla gente che della partita col PSG della serie tanto capirai, sappiamo già di perdere. Invece questa è una partita che tu devi andare a giocare con la consapevolezza di poter colpire il PSG, perché tanto lo sappiamo tutti che noi siamo inferiori tecnicamente al PSG attualmente. Loro in campo hanno giocatori di un livello differente, comprati, messi in campo in un certo modo, quindi sicuramente loro sono più forti, però questo non vuol dire andare a sottomettersi, perché nessuno si deve sottomettere qui. Noi non siamo una piccola squadra, noi siamo una squadra importante, siamo una squadra decisiva, siamo una squadra che può fare bene, ragazzi, perché non è inutile che andiamo lì già sconfitti, già amareggiati, già con questa cosa addosso che insomma non possiamo parlare, non possiamo dire nulla, eccetera, eccetera. Quindi è importante da questo punto di vista rendersi conto che la squadra va incoraggiata, e sono sicuro che da questo punto di vista nello spogliatoio, mentre non ci saranno telecamere, l'allenatore provvederà a fare questa cosa. Tutto sommato, se però questa sera io dovessi tornare da Parigi con una sconfitta pesante, dipenderà molto dalla prestazione. Quello che la Juventus e che i tifosi juventini chiedono alla squadra questa sera, ovviamente la vittoria è logico, uno vuole sempre vincere, però almeno andare a Parigi giocando e provando a far qualcosa.
non andare lì e parcheggiare il bus per 90 minuti, non andare lì ed essere passivo per 90 minuti, ma andare lì e provare a giocare a calcio in un certo modo, provare a usare quelle che sono le nostre capacità dal punto di vista tattico, cioè la compattezza, la capacità di ripartire con attenzione, la capacità di andare a calciare in più posizioni, cioè cercare di organizzare le cose. Io credo lui punterà su un 4-3-3, quindi si giocherà come al solito con una difesa a 4. Presumo, spero con Bremer a destra, perché sinceramente non è il caso di metterlo a sinistra. I terzini mi spaventano, vi dico la sincera verità, perché non abbiamo terzini di livello. Non ci deve stare nulla, non voglio nulla e non sto dicendo assolutamente nulla, però vorrei vedere un centrocampo un po' più organizzato. Quindi io credo che Miretti, per quanto sia giovane e per quanto possa essere inesperto, questa gara meriti di giocarla. Per quello che sta facendo in squadra, per quello che lui ha dato, io credo che questo giocatore debba essere messo titolare. Sarebbe, secondo me, un errore grosso come una casa non, ragazzi, andare effettivamente a metterlo titolare. L'altro dovrebbe essere Paredes e l'altro si deciderà. Una parola per Locatelli, che nelle ultime uscite mi ha veramente molto deluso. Io non so cosa succeda a Locatelli in questo momento, non so che problemi abbia Locatelli, non riesco a capire le situazioni relative, sai, al suo gioco. Però Locatelli in questo inizio di stagione mi sta dando tante preoccupazioni a livello tattico. Giocatore che vedo molto in difficoltà. Finiamola di dire che è fuori ruolo, perché anche da mezzala ha giocato anche male. Quindi finiamola di dire fuori ruolo, gioca fuori ruolo, perché i ruoli del centrocampo, ragazzi, sono questi. E non è che possiamo inventarci un nuovo ruolo per Locatelli. Locatelli deve giocare in un certo modo, deve smetterla di essere così frenetico, palla al piede. E da Locatelli ci si aspetta un po' di più. Io credo che lui giocherà, però comunque, a prescindere da tutto, l'importante è che vada a giocare Miretti stasera. Perché anche se Miretti dovesse giocare male, tu comunque potrai dire di aver schierato uno dei migliori in campo. Non ci presentiamo a giocare con Locatelli, McKennie, Rabiot, perché se no vuol dire che tu rinunci a giocare già dal primo minuto. Oppure giochi con Locatelli, Paredes e Rabiot, perché vuol dire che rinuncia a giocare. Miretti sta giocando bene, ha riposato nella scorsa partita, ha fatto pochissimi minuti, va fatto giocare a centrocampo in certo modo. Così come dobbiamo cercare di capire che la squadra che affronteremo è una squadra che ha un grandissimo problema a livello di mentalità. Sapete, quando tu affronti una squadra forte tecnicamente, tu credi che l'unica cosa che conti sia la tecnica. Cioè, tu parli di tecniche e dici, guarda, quelli sono forti, finisce così. Ma la realtà delle cose è che nel calcio alcune volte non conta solamente la tecnica individuale, ma contano anche i fattori mentali. Il PSG è una squadra mentalmente debole, ok? È debole. Se tu vai lì e ti fai schiacciare, loro prendono il sopravvento e sono capaci di segnare 20 gol. Ma se tu fai la voce grossa e ti metti in una posizione di superiorità e cominci a far capire chi comanda già dal primo minuto, imponendo quel gioco, loro si spaventano e non hanno le facoltà mentali per rialzarsi. Quindi non andiamo a giocare col PSG come se noi dovessimo per forza giocare per un pareggio o per una vittoria o per una sconfitta. Giochiamo per vincere. Giochiamo per essere la Juve, non per andare lì a prendere pallonate al PSG. Perché se io stasera vedo una cosa del genere, io divento veramente, divento in condizioni all'interno delle quali veramente, divento veramente molto arrabbiato per questa cosa. Perché, ripeto, se è inferiore al PSG si può perdere sbagliando, perché comunque la Juve ha l'obbligo di vincere, ma la sconfitta è una cosa che tu devi capire, perché potrebbe essere che tu vada a perdere. Però è anche come perdi, perché un conto è che perdi lottando, un conto è che perdi rifugiandoti. Qui non stiamo facendo la corsa dove dobbiamo risparmiare le energie per arrivare alla fine in fondo. Qui dobbiamo cercare di giocare le partite sempre con l'atteggiamento giusto. Questa è una cosa che va detta ad Allegri.
non preparare la gara con l'atteggiamento di chi vuole andare lì e risparmiare energie e poi fa gol all'ultimo minuto cercando te, perché è una cosa sbagliata, perché dai una mentalità sbagliata alla squadra. Non è Allegri che conosco io. Allegri che conosco io è andato a giocare in casa di Klopp col Borussia Dortmund e a vincere 3-1 a casa di Klopp col Borussia Dortmund. È andato a giocare al Bernabéu con Real Madrid di Ancelotti e a battere Real Madrid di Ancelotti. È andato a vincere 3-0 al Bernabéu e essere eliminato da un contatto in area di rigore tra Benatia e Cristiano Ronaldo. Siamo sempre stati nei 4 anni di Allegri, perché nei 5 no. L'ultimo anno no, ma nei 4 anni di Allegri siamo sempre stati una squadra che ha proposto l'atteggiamento giusto. Se tu in campo ti presenti con l'atteggiamento di chi già ha perso, non andare neanche a farmi guardare la partita, non la guardo nemmeno. Se devi giocare così, evito di guardarla. Evito di guardarla perché tanto so già quello che devo dire e quello che devo pensare. Però se tu stasera ti presenti all'interno del campo con un atteggiamento giusto, e con un atteggiamento corretto, allora si può parlare di un sacco di cose. Quali sono le armi che la Juventus può usare per far male al PSG? La tecnica, i solisti, Di Maria, Kostic, Vlahovic, sono giocatori che possono impensierire la retroguardia del PSG, perché a differenza di quello che molti dicono, in difesa loro ballano. Non sono abituati a contenere. Perché la difesa del PSG si relaziona. No, ragazzi, no, no. Perché la difesa del PSG va a relazionarsi, si relaziona con squadre che tutte le settimane non riescono a palleggiare. Quindi, se tu entri in campo con la sensazione lancio lungo e pedalare, fai la fine delle squadre della Liga. Se tu entri in campo con consapevolezza, con ordine, io non ti sto dicendo che tu devi attaccare tutta la partita, perché io so bene che tu non puoi attaccare tutta la partita, perché non hai la tecnica per farlo. Però giocare a calcio è un'altra cosa. Cerchiamo a livello difensivo di non dare spazi a loro, perché tra Mbappé e Neymar, se gli dai spazio, è la fine. Quindi, marcature strette, linee compatte, in fase di non possesso, 2 linee da 4 strette per cercare di accumulare spazio, non di estenderlo, perché se tu ti estendi, loro vanno in velocità e tu prendi gol. Questo è importante. Non provare neanche a dire tanto gli lascio il possesso, capirai, difendo basso. Non difendere basso, non difendere a ridosso, non difendere in maniera antica uomo. Devi difendere in maniera. Difendere sempre seguendo una linea di baricentro che è classica, non devi difendere a 80 metri dalla porta, che se difendi a 80 metri dalla porta prendi spazio da dietro, però devi difendere sull'uomo. Quindi difendi sull'uomo e cerca di comprendere le dinamiche che ci sono all'interno del contesto di squadra. Non sbagliare a livello tecnico, non sbagliare a livello lì i palloni che vengono dati in avanti sono palloni che devono essere con precisione. Non andiamo a sprecare palloni con la frenesia. Perché una delle cose che diciamo sempre, è gestire la palla con calma. Tu hai la palla, dove sta scritto che la devo verticalizzare subito? Con calma si costruisce l'azione, appoggiandoti sugli esterni, rientrando e facendo fluire le linee, cioè con calma, senza andare a forzare le giocate. Perché tanto tu non ce l'hai il talento per andare a forzare le giocate. Se tu vuoi giocare a velocità supersonica, non ce l'hai la potenzialità per giocare a velocità supersonica, perché non c'hai i piedi per farlo. Allora, con calma, si costruisce e si tira in porta. Non si palleggia davanti alla porta aspettando un segno che la difesa si apra. Con calma, cercando i movimenti, se vuoi vincere.
Poi se devi andare lì per difendere, tu gli dici, mettetevi tutti dietro, a 4 così, 4 qua, e mettetevi tutti attaccanti a produzione e siamo fermi. No, credo che tu voglia andare lì e voglia perdere. Allora, io ti sto dando un modo per cercare di metterli in difficoltà. La cosa più importante che tu puoi fare stasera è rallentare il pallone e velocizzarlo a Vlahovic, ma non prima, perché se tu velocizzi prima, loro sono più forti, sono più veloci, sono più voraci. Con i ritmi alti tu perdi. Devi abbassare i ritmi, palleggiare nella loro metà campo e imbucare, cercare di prendere il movimento dei giocatori. Ma se alzi i ritmi e non sai giocare, finisce, ne prendi un sacco stasera, prendi un sacco di gol. Prendi un sacco di gol. Fatemi sapere un pochino nei commenti cosa ne pensate.